E passiamo a un altro argomento divertentissimo, la ciliegina di oggi. La ciliegina. Ah, fra una mezz'oretta. Stimmate spesso false. SOS su Radio Vaticana. Padre Pilon, frutto della superstizione. Basta con le madonne che piangono il fiorire delle stimmate, gli show delle processioni diaboliche e dello spiritismo. José María Pilón, gesuita e parapsicologo, si è stancato di questa paccottiglia e lo proclama ad alta voce. Ricordatevi che questa paccottiglia l'hanno sempre usata, cioè questa paccottiglia è sempre stata parte fondamentale della costruzione del cattolicesimo. Potrebbe essere un'opinione come le altre, ma padre Pilon queste cose le dice dai microfoni della Radio Vaticana e allora è segno che la gerarchia cattolica si sta inquietando, cioè vedere la Madonna, piangere le Madonne, eccetera, no? E si sta sempre parte di quello che è la cultura cristiana. E adesso si stanno accorgendo che però le cose sono indifendibili. Cosa vuol dire le cose indifendibili? Significa che quando si va a verificare cosa c'è sotto, ci si accorge che è una truffa. E allora si usa la fede delle persone, il desiderio delle persone di star bene, il desiderio delle persone di costruire loro stesse per truffarle. Allora, è successo anche ieri a Monte Casale di Mozzambano, in provincia di Mantova, dove ex vigile urbano Salvatore Caputo è riuscito a trascinare 5.000 persone ad assistere alle sue personalissime visioni della Madonna. La Madonna, racconta Caputo, è molto rattristata per quello che avviene nei Balcani, tuttavia ci assicura che la guerra non si estenderà oltre, meno male, dice l'articolista. Pilon alla Radio Vaticana non ha fatto riferimenti ad esempi specifici italiani, nemmeno alla Madonna di Civitavecchia, che è lacrima sangue di maschio. Si è limitato a riferire ciò che aveva potuto verificare personalmente in Spagna, dove tutti i casi di Madonne piangenti alla fine si sono dimostrati falsi, cioè provocati artificialmente. Ultimo, un caso a Granada in Spagna si è dimostrato fraudolento. Anche sulle stimmate spesso esibite, il gesuita ha i suoi dubbi. D'altronde, la Chiesa stessa limita il suo riconoscimento a rarissimi casi. Il potere che l'essere umano ha sul proprio corpo è enorme, spiega Pilon. E se sapessimo gestire tutte le potenzialità che Dio ci ha dato al momento della creazione, gli effetti sarebbero incredibili, però non siamo capaci di farlo, dice sto Pilon, sto prete. Insomma, certe stimmate, anche in buona fede, possono venire semplicemente per effetto nevrotico o di fenomeni parapsicologici. E qui è il pensiero corre subito al caso di Padre Pio. Le cui stimmate infatti sparirono al momento della sua morte, cosa che preoccupò i superiori del convento di San Giovanni Rotondo, che un primo momento tentarono di tenere nascosto il fatto, e poi scelsero la tesi di un secondo miracolo. Era solo una truffa. Il padre Pio che verrà fatto santo, che porterà 200.000 fedeli, che verseranno tanti soldi nelle tasche del Vaticano, era solo ed esclusivamente, ed è solo esclusivamente una truffa per agire sulla struttura emozionale delle persone e metterle in ginocchio. Solo ed esclusivamente una truffa. In realtà la Chiesa è sempre più preoccupata della caccia al soprannaturale che emerge negli ambienti più disparati del cattolicesimo. Giorni fa è dovuto intervenire il predicatore personale del Papa Roberto Raniero Cantalamessa. Sì, pronto? Sì? Ho sentito per la televisione proprio una settimana fa l'infermiere di Padre Pio. Ha parlato proprio lui. È stato per tutta la vita il suo infermiere, sempre accanto. Allora, fra di me ho detto, ma un santo può essere protetto così da tutte le malattie? Perché un santo dovrebbe soffrire e non essere, beh, non dico curato perché non sentite, però al posto suo, che ne ci sono tanti malati,
Non gli infermieri accanto, mica neanche scappa i miei vicini. Allora come la mettiamo qua? Un santo che deve, per diventare santo deve soffrire, patire, non deve aver niente, deve solo mangiare per vivere e il resto deve rinunciare a tutto. Questo sta per una vita, il suo infermiere sa tutto di lui, delle stimate, dei buchi, dei mandi, tutto, ha spiegato tutto. E ho detto, ma guarda caso, che ci sono dei poveri, che ha tante malattie come lui, noi era le stimate di malattie, qui è moglie di esse, qui, e neanche scappa le medicine, no l'infermiere, neanche scappa comprare le medicine. Allora, questi pori diavoli, ma un santo non può permettersi un lusso così grande, se no non sarebbe un santo. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Pronto? E non c'è assolutamente da stupirsi di questo, eh? Sì, pronto? Ciao Claudio, sono Marco. Ciao, dimmi. Sì, un momento fa parlavi di Padre Pio, no? E mi sento sempre più spesso ripetere appunto il fatto delle stimmate, che al momento della morte che si è scomparsa le stimmate, però e fa strano che continui a dire una cosa che è evidentissimamente, insomma, dimostrabile che è falsa, perché c'è una cassettina registrata della, credo, una delle sue ultime messe, quindi qualche giorno prima di morire, adesso non vorrei sbagliare, sicuramente un paio di giorni prima di morire, dove che te sai che il sacerdote, quando che le dice messa, alza le mani, no? Bene, la ripresa era fatta non di spalle ma di fronte, e si vede perfettamente che sulle mani Padre Pio non ha più niente. Quindi non capisco perché continua a dire che le stime che si è scomparse al momento della morte. Si vede perfettamente che già qualche giorno prima di morire le stime non le aveva più. Dopo non capisco perché, insomma, se un problema grosso per i frati, eccetera, stimate perché si è scomparso e perché non si è scomparso, questo non capisco. Un'altra cosa solo volevo dirti, no? A proposito dei discorsi che te fatichi, per carità, quello che ti dici probabilmente sarà frutto anche di quello che ti te condividi e te che hai assorbito della tua esperienza, sì, in questa, insomma, in questo studio, in questa strada che ti stai facendo, no? Però il giorno 2 aprile del 99 ascoltavo un sacerdote, il 2 aprile era Venerdì Santo, che parlava ai cristiani e parlava sul concetto e spiegava ai cristiani, no? Rispondeva all'obiezione tremenda del perché esiste il male nel mondo. Posso leggerti due o tre frasi? Perché dopo, vedito, vorrei che la gente confrontasse quello che i discorsi che vengono fatti ufficiali, no, qui giusti, quei discorsi magari sbagliati che ti fatti, perché che sia da mettersi, da caponarsi veramente, come che detto che altro, no? La pelle, anziché la pelle, i capelli. E ora te leggo due o tre frasi, dopo asso un capello, perché se andasse fino in fondo, insomma, sarebbe data. Allora, senti come che spiega l'obiezione tremenda del perché del male. Dio, diceva sto prete, ha scelto di vincere il male non evitandolo, né sbaragliandolo con la sua onnipotenza, né ricacciandolo fuori dai suoi confini del suo regno, ma solo prendendolo su di sé, ingoiandolo tutto e trasformandolo dall'interno da male in bene. Dio non si è lasciato vincere dal male, ma ha vinto il male trasformandolo in bene. Questo è avvenuto sulla croce. Sì, ma alla fine di tutto questo manca la resurrezione, perché Dio non è sconfitto in silenzio dal male, ma soltanto lo sopporta. Dio, Gesù, cioè sul Calvario, sopportò tutto il male solo perché sapeva che al terzo giorno sarebbe risuscitato. In questo e solo in questo si conosce la piena rivelazione di Dio Padre, pieno di immensa misericordia. Non predichiamo in quest'anno un Dio irato e in procinto di colpire il mondo con chissà quali castighi. Basta con le discutibili rappresentazioni della Madonna, che non ce la fa più a trattenere il braccio adirato di Dio Padre. Fanno torto alla stessa Vergine Santissima e offuscano l'immagine vera di un Dio che è solo misericordia.
basta anche con l'abuso del terzo segreto di Fatima, con cui degli spiriti esaltati, compresi dei sacerdoti, detto sempre da questo prete, gettano molta gente nell'angoscia e nella disperazione. Nessuno lo conosce questo benedetto segreto, ma tutti sembra che sappiano perfettamente di che cosa parla. Infine, c'è un tempo per predicare il castigo e un tempo per predicare la misericordia, il giubileo e il tempo per predicare la misericordia. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao. Saluto. Ciao, ciao. Vabbè. Abbiamo ascoltato anche Marco e in effetti l'ultima parte dell'articolo, quello di non abusare del segreto di Fatima, e ormai ne stanno un po' giocando su tutte le cose, su tutti gli aspetti possibili e immaginabili. Bene, passiamo un altro, su quello già che abbiamo parlato l'altra volta. Uccide la nipote, la fanatica religiosa ha detto di aver massacrato la bambina per salvare il mondo e per ordine di Dio. No, in effetti il Dio padrone porta a queste variazioni, porta a questa pazzia, porta al fatto di andare fuori di testa. E quando ci si identifica eccessivamente col Dio padrone si diventa padroni del mondo, cioè padroni di poter saccheggiare, di poter distruggere il mondo. E niente, questa qua è andata un po' fuori di testa, cioè nel senso che andare fuori di testa significa identificarsi eccessivamente col Dio padrone. Son padrone anche a me, ricordate, ti farò pescatore di anime. Anche tu diventerai come me un pescatore di anime. E l'anima che viene pescata? Passiamo alla Repubblica del 31 marzo 1999. E qui ci riallacciamo a un altro discorso che stiamo già facendo da tempo, no? Caso Giordano, stop alle offerte. Io ho evitato di parlare di Giordano proprio perché sto aspettando per vedere le cose come si evolvono e come vanno. Nel frattempo ho messo via, ho costruito tutto quanto il dossier su Giordano, cioè ho messo insieme tutti gli articoli che riguardano Giordano e ho messo via tutto quanto, diciamo così, il materiale. E poi un giorno o l'altro farò una trasmissione con tutto il caso Giordano. Però è interessante questo aspetto della questione di Giordano, cioè il cardinale Giordano ha provocato un rallentamento di quello che sono le offerte della Chiesa Cattolica, le offerte che sono rallentate per quanto riguarda la detrazione in base al modello 740, cioè la detrazione di fine anno. Bene, sono diminuite di circa un miliardo, insomma, da quello che si dice, no? Un miliardo in meno, a tanto ammontano le perdite accusate dalla Chiesa Cattolica Italiana dopo lo scoppio del caso Giordano, il coinvolgimento dell'Arcivescovo di Napoli in un'inchiesta sull'usura. Mancano all'appello infatti circa 1.000 milioni di offerte che i cattolici devolvono all'Istituto Centrale di Sostentamento del Clero, l'organismo CEI, che gestisce i miliardi dell'8 per mille. Bene, ricordando la questione, il discorso sull'8 per mille, io vi ricordo che fra poco ci presenterà il modello 101, il modello 740, il modello 730, cioè i vari modelli per pagare le tasse. Chi paga le tasse, io invito tutti quanti, indistintamente, a firmare per lo Stato. Lo Stato può farvi schifo, potete non essere d'accordo, tutto quello che voi potete. Lo Stato è indipendente dai partiti, cioè lavora ed agisce quasi in maniera autonoma dei partiti, per cui non è che finanziate un partito, finanziate delle iniziative, iniziative magari anche discutibili sicuramente, che lo Stato fa. Bene, io vi chiedo questo, lo so, probabilmente quelle iniziative non vi piaceranno, sarete anche contrari a quelle iniziative, ma piuttosto che dare i soldi alla Chiesa Cattolica con tutto il male e tutto il danno sociale che fa, firmate per lo Stato. E vi chiedo di firmare per lo Stato perché la firma
fatta sul modello 740, il modello 101, per chi paga le tasse, chiaramente io spero che le tasse la paghino tutti quanti. Non solo impedite che, di essere conteggiati fra quelli che finanziano la Chiesa Cattolica, ma portate nelle casse dello Stato anche una piccola percentuale di quelli che non firmano. Cioè, siccome ciò che non viene firmato, cioè la quantità di denaro che non viene firmato, viene divisa in proporzioni fra chi ha firmato per lo Stato e chi ha firmato per la Chiesa Cattolica, siccome i percentuali non so, saranno diciamo l'80% che firma per la Chiesa Cattolica, il 20% per lo Stato, i soldi, la percentuale di soldi che di quelli che non hanno firmato per nessuno delle due, adesso beh, ho detto l'80 e il 75, il 70% o il 20%, quel 10% che resta non assegnato, viene diviso per l'80% alla Chiesa Cattolica e per il 20% allo Stato, o il 10% allo Stato, insomma, fate voi. Percentuali giuste fatele voi, nei discorsi mi perdo un pochino. Per cui la firma fatta per lo Stato sul modello 740, sul modello 101, sui modelli delle tasse è un togliere sostentamento a chi mette in ginocchio i bambini, a chi dice io sono padrona degli uomini, io sono la rappresentante di Dio in terra. Per cui è un piccolo sforzo che voi fate per costruire la vita. E fatelo questo sforzo, vi invito a farlo, per quanto lo Stato vi possa far schifo, magari uno dice, beh, io sono di un partito che è contro D'Alema, ma tu i soldi non li dai a D'Alema, li dai allo Stato, domani va su il tuo partito e magari farà delle iniziative diverse, io anch'io ho delle simpatie politiche per qualcuno. Però domani va su, non so, quello che è esattamente contrario a quelli per cui io ho delle simpatie, farà delle iniziative diverse. Ma non è importante il discorso politico, il proprio essere politico, è importante il fatto di negare alla Chiesa Cattolica il proprio appoggio. Questa è la cosa più importante che ci sia. Per cui firmate per lo Stato, mi raccomando. Cioè, togliete la vostra responsabilità da quella che è l'azione della Chiesa Cattolica, distinguete voi da quello che è la Chiesa Cattolica. Magari la Chiesa Cattolica farà delle cose malvagie, magari la Chiesa Cattolica farà qualche azione, ma voi avrete sempre distinto la vostra azione da quello che è il cattolicesimo. Per il discorso della partecipazione morale, ogni persona, cioè ogni cattolico, nella misura in cui accetta il cattolicesimo, nella misura in cui è cattolico, è responsabile di tutte le aberrazioni fatte dai cattolici in funzione della fede, in funzione dello sviluppo della fede. Dal 500 fino ad oggi, qualsiasi azione fatta da un cattolico, da un cristiano, per la diffusione della fede, ogni cattolico in questo momento ne è moralmente responsabile di quelle azioni. E vi ricordo che i delitti contro l'umanità non vanno mai in prescrizione. Bene, firmare per lo Stato serve anche per distinguere la propria responsabilità morale, cioè il proprio essere, io sono io, non sono parte di un gregge, io sono importante perché io sono, distinguere se stessi da quello che è la responsabilità collettiva dei cattolici per tutto lo stupro all'umanità che hanno fatto da 1500 anni a questa parte. E quella firma è importantissima. Vi farà schifo lo Stato? Benissimo, non è importante. Ricordatevi che c'è qualcosa di peggio dello Stato, ed è lo Stato assoluto. Sì, pronto? Ciao Ivan. Ciao, ciao. Sono brevissimo. Sono che volevo domandarti una cosa, anche se non c'entra niente con quello che siete appena detto, con piacere anche a te stesso. Voglio sapere cosa che ti impegni più della reincarnazione, se è una cosa che va fuori dal cattolicesimo, va fuori dal cristianesimo, però non mi piacerebbe sentire cosa che ti impegni. Va bene. Ciao. D'accordo, ciao, ciao. Allora, per quanto riguarda il concetto di reincarnazione, io l'ho già detto parecchie volte, cioè, la reincarnazione semplicemente non esiste. Quando il veggente altera la percezione, vede delle compressioni e delle dilatazioni dei stati di energia. Cioè, quando muore il feto e nasce il bambino, quando muore il fanciullo e nasce l'essere umano adulto,
Quando l'essere umano adulto è riuscito a costruire il proprio corpo luminoso, muore il corpo fisico e nasce il suo corpo luminoso, vedete delle dilatazioni, delle compressioni dell'energia, cioè la vita è una dilatazione del campo di energia vitale, e il cambio di fase, il cambio di stato, che è la morte del feto, la nascita del bambino, la morte dell'adulto, la nascita dell'essere luminoso, la morte del fanciullo, la nascita dell'essere adulto, bene, questi cambi di fase, vedete che l'energia vitale si rimpicciolisce, cioè si restringe un attimo per poi continuare ad espandersi. E questa è la visione che ha il veggente. Ora, è facile per chi ha dei condizionamenti culturali, per chi è costretto a dare delle spiegazioni a questo suo vedere, parlare di reincarnazioni, ma è la sua illusione. In realtà la vita del corpo fisico nella natura, ma parlo di esseri umani, ma parlo anche degli animali, delle piante, eccetera, è un'opportunità di eternità. Esattamente come gli spermatozoi, nella loro corsa per arrivare all'ovulo, è un'opportunità, hanno l'opportunità di fecondare l'ovulo, hanno l'opportunità di costruire un cammino di eternità, ma non tutti ce la fanno. Cioè, per cui tenete presente che la vita umana, la vita degli animali, la vita delle piante è la stessa cosa, è un'opportunità per costruire loro stessi, ma non tutti ce la fanno, e gli esseri umani ce la fanno ancora meno degli altri, proprio perché religioni monoteiste, rivelate come il cattolicesimo, eccetera, mettendo in ginocchio l'essere umano, in pratica lo privano del suo corpo vitale, del suo campo vitale, della sua energia. Mettendo in ginocchio l'essere umano, distruggono la possibilità di eternità dell'essere umano stesso. Questo è il senso vero. Non esiste nessuna reincarnazione, anche perché provate un attimino a pensarci. Ma davvero pensate che l'essere umano e la vita fisica dell'essere umano sia così importante che per continuare ancora a sviluppare la coscienza bisogna rientrare nella vagina di una delle proprie madri e di continuare ancora a tornare esseri umani, oppure nella vita della natura, per continuare a sviluppare la coscienza? Davvero pensate che ci sia, magari dopo che è stata buttata via la vita quotidiana, la vita fisica, un'altra opportunità? E questa è disperazione. Cioè, un'altra opportunità la può desiderare chi ha gettato via la propria vita, chi ha negato le condizioni della propria vita, chi ha messo in ginocchio altre persone. Wojtyla può pensare di avere un'altra opportunità, ma lui ha vissuto distruggendo la vita delle persone, e distruggendo la vita delle persone ha distrutto anche il suo campo vitale, ha distrutto la sua energia. Lui può sperare una reincarnazione, può sperare un paradiso, ma sono illusioni che sa benissimo di aver distrutte, ed è la disperazione. La disperazione porta a costruire dei concetti consolatori. E il paradiso, la reincarnazione, eccetera, sono dei concetti che possono essere usati a livelli consolatori. Hai distrutto la tua vita, non c'è più niente dopo, ma intanto, visto che tanto te stai per morire, spera nella reincarnazione, spera nel paradiso, spera in un Dio buono, spera in qualche altra soluzione. In realtà, quando si è distrutto il proprio corpo di energia, non esistono altre soluzioni. Non esiste la possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per il paganesimo la vita è un'opportunità di eternità, cioè è un'occasione che dobbiamo sfruttare al meglio. Esattamente come il leone che va a caccia ha un'occasione da sfruttare al meglio, l'antilope che sfugge ha un'occasione da sfruttare al meglio, forse era meglio che l'occasione avesse messa prima di non trovarsi in quella situazione, però sono tutte occasioni, così il seme per esempio che va sulla terra ha un'occasione per svilupparsi, cioè, tutta la vita è fatta, la vita stessa è un'occasione che noi dobbiamo sfruttare per svilupparci, per crescere, per dilatarsi nell'infinito. Questo è il senso della vita. Se dopo qualcuno, alterando la percezione, vede compressione e dilatazione di energia e dal suo punto, dal condizionamento educazionale che lui ha subito, le legge come reincarnazioni, esattamente come l'individuo che vede il campo di energia vitale di una pozza o di un essere di energia e dopo la sua ragione lo descrive come la Madonna, queste persone hanno dei grossi problemi. Hanno dei problemi sia per come hanno alterato la percezione, sia per la lettura che danno dell'alterazione della percezione stessa.
e hanno effettivamente dei grossi problemi, e dopodiché sta alle altre persone, quelle che sono disperate nell'accettare queste cose, farle proprie, e dopodiché arriveranno delle altre persone, normalmente si chiamano filosofi, che ci costruiranno una struttura di pensiero, una struttura di giudizio sopra queste cose per giustificare il mandato di Dio, Dio che ha detto, Dio che ha fatto. Allora cerchiamo di giustificare Dio, la sua coscienza, com'è nella natura, come si suona. Però sono solo menate alla fin fine, cioè non hanno nessun senso, perché non trasformano il divenire dell'essere umano, cioè non portano l'essere umano a percorrere un cammino di eternità. Per cui tutte queste cose, la reincarnazione, la rinascita, che poi è la stessa cosa, insomma, ma anche l'unica cosa che potrebbe avere un senso è il filo karmico, cioè è un, diciamo così, un filo karmico, cioè un filo in cui la coscienza prosegue per svilupparsi, che comincia il momento in cui lo spermatozoo arriva nell'ovulo e continua, si arricchisce momento dopo momento attraverso una serie di stasi fino all'eternità. Beh, la potremmo leggere, sì, una specie di filo karmico, ma quel filo karmico va letto all'interno dello singolo essere, della singola coscienza, della singola persona o animale o pianta, che si sviluppa fase dopo fase, cioè che sfrutta tutte le sue fasi per svilupparsi al meglio e che ha delle buone opportunità oggettive, perché alcune piante magari scoppia incendio nel bosco, non diventeranno mai eterne, muore un bambino, non diventa eterno, toglietelo dalla testa questo, e così via. L'importante è sfruttare le proprie condizioni di vita, cioè la propria vita, la propria occasione che si è avuto per un percorso di eternità, questo è importante. E tutto il resto, se vi consola credere in cose diverse, beh, consolatevi, ma resta solo consolazione. Va bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, vediamo un attimo. Sì, pronto? Sì? Volevo appunto farti una domanda, anche per dalle trasmissioni che ho seguito, mi pare che sei anche su posizioni... Pronto? Sì, scusa, che abbasso. Sei evoluzionista e quindi anche darwiniano, no? Beh. Ti schieri anche su queste posizioni, diciamo. Sì, beh, le trovo ovvie, insomma. Sì, no, no, ma sì, no, è importante perché... Sì, poi al di là di tutte le variabili. Diciamo, questo si concilia con una posizione filosofica che si può definire anche come... ed è stata definita il zoismo. Ti ritrovi? No, non conosco il zoismo. Ecco, questo è interessante. Sì, beh, è semplice, è un termine filosofico che è stato inventato, che è stato creato sul 600 e designa una posizione filosofica e scientifica, quindi per cui si ritiene la materia vivente, insomma, che la materia abbia una coscienza, che sia viva. Io preferisco le singole parti della materia coscienti, capisci? Più che la materia nel suo insieme. Cioè tu ritieni che... singole parti della materia siano coscienti e singole tensioni di energia siano coscienti. Non ritengo che tutto sia cosciente. Quindi non ritieni che tutta la materia sia, sia viva? No, assolutamente. Ha la possibilità di trasformarsi in coscienza, cioè forma lo stratus, l'humus su cui le coscienze si costruiscono in modo particolare. Cioè sono delle vie per costruire la coscienza, ma non che tutta la materia nell'insieme è coscienza. Cioè la Terra, come pianeta, ha una coscienza di sé, però è anche la sua coscienza anche separata dalla Terra in se stessa, cioè da quello che noi mettiamo o tocchiamo, insomma. Capito? Ho capito. Cioè, è come il mio corpo, ho un corpo fisico e c'è la mia coscienza e la mia consapevolezza. Se io riesco a costruire il mio corpo luminoso, la mia coscienza può separarsi dal corpo fisico. Il corpo fisico marcisce ed è humus per costruire altre condizioni, altre coscienze. Non so se riesco a farmi... Sì, ho capito. No, perché pensavo che si potesse, la tua posizione potesse avvicinarsi all'ilozoismo, che sarebbe una dottrina molto antica, insomma, che risale... ai tempi di Talete, insomma, della filosofia pre-socratica. Cioè, non so se può avvicinarsi, può prova a documentarti. Sì, 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 non un appunto. Cerchi appunto. Sul ilozoismo, no? Sì. Ed è una definizione, si riferisce sia a dottrine molto antiche, comunque è stata formulata di come... Talete.
sì, ai presocratici in genere, sì, non sì, solo, sì. E comunque è stata formulata come teoria filosofica e scientifica nel 600, mi pare, dalla scuola di Cambridge, adesso sì, non mi ricordo. Comunque prova casomai la prossima trasmissione, sì, mi sai dire era più accurato. D'accordo. Va bene, ciao, grazie, ciao, ciao. Scusate un attimo, sì, le scuole filosofiche sono non rispondo più alle telefonate, le scuole filosofiche sono talmente tante e ogni scuola filosofica ha anche i suoi pregi, nel senso che hanno afferrato tutta una serie di cose e proprio anche attraverso la percezione hanno percepito una serie di elementi che sono importantissimi. Chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e a risentirci alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione.